Ciao ragazze, bentornate a tutte sul canale. Allora, oggi vi mostro il mio refill. Finalmente è arrivato il tempo anche per me. Erano 4 settimane che avevo su la French Amoretto e siccome la manina destra in realtà era molto molto conciata, cioè questa qui che ho già fatto, ho deciso, dato che avevo un attimino di tempo, di dedicarlo per il mio refill. In realtà mancano ancora 10 giorni a Natale, quindi spero vivamente di riuscire a tenerle nelle migliori condizioni possibili. Magari andrò ad utilizzare il doppio guanto in questo periodo per lavorare. Quindi, allora, io come sempre ho disinfettato le manine con la mia punta. Quella in carbide blu di Passione Unghie, sono andata a rimuovere il prodotto. Avevo su appunto una crigella, ho limato, ho spinto indietro le cuticole, ho limato, dopo e ho sistemato la forma. Ho accorciato tantissimo, ragazze, perché non ne potevo più di lunghezze abbastanza estreme. Adesso sto passando la mia punta gemma, come potete vedere, quindi vado bene bene a pulire le mie pellicine, e quando vado qui nel laterale, nel lato, nell'angolino, faccio sia dalla parte giusta del verso della fresa, ma anche un pochettino al contrario, ok? Questo mi aiuta a staccare comunque la pelle. Poi andremo ad aiutarci anche con la forbicina. Andremo ad effettuare appunto una copertura, diciamo così, un refill con Acrygel sempre. Vi faccio vedere però una colorazione che mi è appena arrivata, che ho preso. Sapete che io utilizzo sempre lo Spheric di Alias Cosmetics. Vi faccio vedere una nuova colorazione che io fino ad ora non avevo ancora mai utilizzato. Ok, una volta che ho terminato il primo passaggio, vado a prendere le mie forbicine. Non guardate qui perché mi sono bruciata facendo i lavoretti con mia figlia con la colla a caldo, un dolore atroce. Quindi andremo ad effettuare un refill in acrigella e andremo a eseguire un colore rosso, sempre di La Femme Professionnelle, che sarà l'H269, che secondo me, ragazze, è il rosso perfetto per il Natale, anche più dell'H178. E poi andremo, allora, sull'unghietta a fare una nail art nella quale vi farò vedere appunto delle classiche palline natalizie che vi avevo già proposto in un video, appunto di nail art. Nell'altra andremo invece ad effettuare uno stamping. Poi vi preparerò a breve un video dedicato proprio alle stamping. Ve l'ho già detto, ve l'avevo anche già preparato. Sono un attimino indecisa perché ho ordinato un altro prodottino sempre inerente allo stamping, quindi stavo scegliendo se farvi un video con tutti i prodotti, perché mi piacerebbe fare un video molto informativo anche, quindi dove vi vado a spiegare bene bene quali sono i prodotti, a cosa servono. Oppure se lasciare da parte l'ultimo prodottino che ho comprato, che non mi è ancora arrivato, e iniziare a pubblicarvi il video con quello che ho. Comunque, in questo video qualcosina vedrete, perché appunto andremo a fare degli stamping. Quindi adesso, dopo aver tagliato le mie cuticole con la forbicina, prendo la mia pallina, questa qui, che è sempre di Alias ed è la XL, se non ricordo male, e faccio un altro giro sui laterali e su quelle pellicine che non si sono staccate, in modo da pulire appunto bene da eventuali callettini e rimasugli vari, ok? Dopodiché andremo ad applicare, ragazze, come sempre, i preparatori, la base e l'acrygel, così poi vi faccio vedere questa nuova colorazione che, per quelle in base a come ero abituata io, quindi alle colorazioni che ho provato fino ad ora, questa non mi fa proprio impazzire. Però forse è perché appunto io fino ad ora ho provato delle colorazioni,
un po' più decise, un po' più accese, non lo so. Diciamo che è quella che mi piace un po' di meno. Però se dovete mettere un monocolore sopra, un colore pieno sopra, poco vi importa, cioè ogni colore va bene, ok? Però diciamo che fino ad ora quello che a me piace di più è il light pink di Alias Cosmetics, appunto, e il French Peach, che li vedo molto molto naturali. Vado nuovamente con le mie forbicine a togliermi in grosso, senza esagerare troppo, ma giusto per avere la superficie pulita, perché poi quando andremo ad applicare l'acrygel o eventualmente poi il colore si andrà ad applicare anche sulle pellicine e non verrà un lavoro pulito. Ok, una volta che siamo soddisfatte del nostro giro cuticole, come sempre, prendo il mio alcol isopropilico, vado a spruzzare e vado a darmi una spolveratina generale, sia sopra che sotto le unghie, per pulire bene da eventuale polvere. Ed ecco qui. Adesso io, ragazze, vado a mettere alcol isopropilico nuovamente, vitamin primer. Metterò questo, la base, e poi ci rivediamo qui per la stesura dell'acrygel. Eccomi tornata, ragazze. Allora, come vi dicevo prima, andremo a effettuare questo refill con acrygel. Chi mi segue lo sa che io utilizzo solo ed esclusivamente acrygel di La Femme Professionnelle. Mi trovo non bene, ma di più. In questo ordine, l'ultimo ordine che ho fatto, ho provato a prendere il Natural, che è della linea Sheer, quindi non l'opaque. Adesso vi faccio vedere intanto la colorazione, è un pochettino durettino, a meno che si è appena smollato, perché mi è arrivato proprio oggi. Vedete? È proprio sì, rosa, natural, ma trasparente. Allora, vi dico la verità, come vi ho già detto prima, a me non fa molto impazzire questo tipo di colorazione, però c'è da dire che comunque se dobbiamo mettere su appunto un colore, un monocolore, va bene, vedete? Allora, adesso cosa facciamo? Come al solito, ho applicato la base, ovviamente la Bonder Gel, che è la base apposta per acrygel. Vado a prelevare poco prodotto, ragazze, non ne serve tanto, oramai ve lo dico sempre, e andiamo a depositarlo sulla nostra unghietta. Dopodiché, con la Sleep Solution, in questo caso sto utilizzando proprio la Sleep Solution di La Femme Professionnelle, ma potete utilizzare una qualsiasi altra soluzione appunto per acrygel, e il pennellino vado a bagnare nella soluzione e vado a lavorarlo. Allora, vi faccio vedere magari qualche dito. Ho cercato di mettere poco prodotto e cerco di stenderlo già il meglio possibile, perché ahimè il tempo è tiranno, e quindi metti a fuoco. Ok. E quindi vorrei fare un po' velocemente. L'acrygel vi aiuta sicuramente in questo, quindi a lavorare un po' più velocemente, perché non cola, quindi potete lavorare, lo dico per chi è nuova, potete lavorare 5 dita insieme, senza appunto colare, potete lavorarlo finché volete. Quindi, come al solito, ci avviciniamo bene bene al giro cuticole senza toccarlo, schiacciando bene bene fino in fondo. Questo ci aiuterà a depositare anche meglio il colore. E poi andiamo, ovviamente tenendo conto dei parametri dell'unghietta, a crearci la nostra struttura. In questo caso una struttura slim. Ripeto, sto cercando di mettere il prodotto già piuttosto giusto,
per limare meno dopo, una delle cose belle di Acrigel, ok? Andiamo a fare insieme anche questa. Non sono proprio super comoda nella ripresa, ragazze, però si fa quel che si può. Quindi io sinceramente vado prima un pochettino avanti con il prodotto e solo dopo vado a inserirmelo bene bene sotto le cuticole. E poi vado nuovamente a tirarlo in punta, la giro un pochino per avere un'idea di quello che sto facendo, abbasso la struttura dove mi serve abbassare, guardo anche da questa parte. Chi mi conosce, chi mi segue oramai da un po', sa che io adoro l'acrygel. Perché è il migliore in assoluto, a livello di lavorazione, a livello di durata, a livello di velocità. Poi ovvio, bisogna saperlo utilizzare, perché se una persona non sa bene utilizzare l'acrigel, forse è meglio che usa il gel a livello di tempo. Però se si sa usare nel modo giusto, guardate qua. Ok, io proseguo così per tutte le unghiette, ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, è tornata. Questo è il risultato dopo la limatura. Quindi vedete che è proprio un trasparente questo natural. Spero che riusciate a vedere bene. Quindi questa è la struttura. Adesso andiamo a applicare l'H269, che è uno splendido rosso, bellissimo. Guardate qua. Cioè, questo è uno dei colori che per forza noi dobbiamo avere, perché a Natale va veramente tanto. Io l'ho messo anche sui piedi insieme al glitter, all'H268, se non sbaglio, che fa una luce pazzesca, è stupendo. Allora, anche qui una passata super iper coprente. Anche se state molto tirate, vado fin dove riesco, vedete, mi tiro indietro la pelle, vado fin dove riesco col pennello in dotazione, dove non riesco prenderemo il pennellino fine. Oltretutto poi vorrei farvi vedere il pennello. Il nuovo, diciamo, liner che ho preso da Claudia, che ho conosciuto sui social, poi abbiamo scoperto di essere veramente molto vicine di casa e quindi sono andata da lei a recuperare il pennellino. Non l'ho ancora provato, lo userò con voi oggi, così abbiamo modo di testarlo, vi posso dire cosa ne penso, però vedo che in moltissime lo hanno preso, si trovano tutte molto bene. Io in realtà ho preso solamente questo per il momento perché volevo prendere anche quello per l'acrygel, ma ne ho ritrovato uno nuovo nuovo nel cassetto, però penso che dopo Natale mi farò un bel regalino e li comprerò tutti, anche se io non so ad esempio usare il petal, che non sono proprio brava a fare i petali. Ok, quindi una volta che abbiamo messo il primo strato col pennellino, in questo caso utilizzo Bi di Passione, vado bene bene sotto le cuticole, vedete? Vado in lampada. Allora io vi farei vedere, prima diciamo vorrei fare le unghie con le decorazioni. Quindi in una andrò ad eseguire delle palline con gli olo glitter oro. Nell'altra lo stamping. Inizierei con lo stamping, dato che è diciamo la parte un pochettino più, non dico difficile, ma lunghettina, mettiamola così. Allora, ripeto, poi vi farò un video apposito, quindi tutto ciò che state vedendo adesso poi comunque ve lo spiegherò. Vado a pulire la mia piastra. Ok, io sto utilizzando il loro liquido apposito,
che è veramente una bomba nella pulizia, andiamo bene bene a sceglierci, lasciamo evaporare ragazze, andiamo a sceglierci che colore vogliamo fare. Dopodiché vado leggermente con il cleaner un po' bagnato a passarlo sull'unghietta. In alternativa potete mettere il lucido e bafferizzare. Allora vorrei andare a fare questo qui, la scritta Merry Christmas. Andremo a effettuarla con il bianco. Allora, una cosa importante, quando si lavora con lo stamping dobbiamo avere tutti i prodotti a portata di mano. Ovvio che poi io vi dirò nell'altro video un po' tutti i trucchettini e tutti i vari prodotti, però dobbiamo avere il timbro, il gel, in questo caso io sto andando ad utilizzare un foil polish, quindi nella quale si possono attaccare anche i foil, ma noi non lo faremo. Lo scraper o scrubber, non ho ancora ben capito come si chiama. Quindi cosa ci serve? Prendiamo il bianco, che è appunto un gel che asciuga in lampada, andiamo a depositarlo, spostiamo, col nostro scraper andiamo a fare una leggera pressione e lo andiamo a pulire subito. Prendo il mio stamping e vado senza fare, ecco, in questo caso vedete, non mi è venuto tutto. Quindi andiamo a rifarlo, ragazze. Il bello di queste cose è che non sempre vengono bene. Quindi andiamo nuovamente a pulirlo. Aspettiamo che evapori un pochino. Shakeriamo nuovamente il nostro bianco. Questa volta do solo una passata sola di scraper, perché tutto sta nel come lo tirate, come lo passate. Vado a depositare. Ok, vedete che adesso è venuto bene. Adesso mi pulisco un attimino quello che ho preso in più. Sto con la spazzola tirapeli. Prendo il mio pollicione, prendo la mia scritta e vado a stampare. Ed eccola qui. Vado un attimino in lampada. Quindi questo è il modo per fare lo stamping, dopodiché voi potete veramente aggiungere ciò che meglio credete, ciò che più vi piace. Però ripeto, poi vi farò un video dedicato esclusivamente agli stamping. Per quanto riguarda invece le palline del Natale, adesso le facciamo subito insieme, così vi faccio vedere anche questo. Allora, nel frattempo mi porto un po' avanti, ragazze, perché il tempo scorre che è una meraviglia. Ok, dopo io qui terminerò la mia decorazione, magari facendo un pochettino di neve. Allora, prendo un pochino, dopo andrò a sistemarmi tutto, la carta, ok? Perché devo mischiare Genius. Ho anche, sì, prendo Genius che è trasparente, con gli Holo Glitter. Fermiamo qui. Quindi diciamo che questo video si concentra un pochettino maggiormente sulla decorazione. Vado intanto a stendere sull'anulare il rosso, perché faremo qui la decorazione, così poi io le altre potrò
posso terminarle con calma fuori video e evitare che mi diventi appunto un video super lungo. Quindi, questo rosso, ragazze, è una bomba. Non finirò mai di dirvelo. Oltretutto, oggi mi è arrivato il corriere, sempre da Alias. Ho comprato Madrid, se non sbaglio, che è della collezione Rock Queen, e c'era dentro anche Bellatrix, che è una figata pazzesca, un insieme super bombardamento di glitter, davvero pazzesco, bellissimo. Allora, come prima, dove riesco? Vado col pennello, poi il mio liner, pennellino, un po' di rosso e vado a riprendere le parti che non sono riuscita a fare. Tiro un pochettino indietro così avvicino bene bene il colore, facendo molta attenzione perché il rosso è tremendo. Tiro anche di qui e cerco il modo migliore per avvicinarmi, eh? Anche perché se facciamo un buon lavoro sotto cuticola, il risultato durerà un po' di più. Dato che comunque devo tirare fino al 24, mi tocca. Ok, ragazze, vado un secondino in lampada e poi andremo insieme a fare le palline. Nel frattempo, appunto, vi ho detto che ho messo qui Genius. Andiamo ad aprire gli Olo che fanno glitter ovunque. Vediamo se riesco ad aprirli nel frattempo. Quindi prendiamo una tip o comunque un pennellino per andare a mischiare il glitter a Genius in questo modo e mischiamo, ok? Ok, lasciamo un attimino qui. Andiamo a prendere il nostro bianco. Vedete, io quando lavoro ho un disastro. Utilizzo il bianco di Passione Unghie e andiamo a mettere alla prova lui, che è il pennellino che ho appunto preso da Claudia. Bellissimo, ragazzi, ha la scritta in stile pieno di Swarovski, molto molto carino. Si chiama Liner 7 mm. E andiamo a crearci le nostre palline. È la prima volta che lo uso, io come tutti i pennelli nuovi sono andata comunque sia a pulirlo un pochettino, quindi ad aprirlo perché c'è la colla e sono proprio curiosa di metterlo alla prova. Quindi andiamo a crearci le nostre palline, i nostri rotondini. Vediamo che abbasso un po' perché sennò poi risulto essere fuori camera. Ok, quindi ho scelto proprio l'unghia sbagliata. Ok, allora aspettate che io mi giro così, ragazze, perché sennò faccio veramente fatica. Ok, prelevo un po' di prodotto e vado a crearmi il contorno. Opla.
della mia pallina. Sono proprio vicino alla fotocamera, quindi continuo a prenderla dentro. Non è il massimo della vita decorare ragazze su se stesse. Fare poi soprattutto questi lavori un po' di precisione dove bisogna fare le palline super precise. Ok, quindi una. Ne andremo a fare due, veramente stortissima. Allora, andiamo a sistemare un pochino. Eccoci qua. Tanto poi, anche se facciamo un cerchietto un po' più grosso, andremo dentro a riempire di glitter, quindi questa cosa ce la gestiamo un po' noi, ok? Allora inizio a farla prima, quindi vado anche a crearmi l'attacco della mia pallina. Ok, e adesso vado a crearmi il filo. Ok, vado in lampada, 5 secondi, e andiamo a riempire con quello che abbiamo creato, quindi con questi fantastici holo glitter. Ripeto, mi spiace, però su me stessa è veramente complicatissimo fare qualsiasi cosa, ve lo sapete. Ok, esco, vado a riempire cercando di depositare le palline con non troppo spessore, prendendo anche qualche pagliettona grande se ci piace. E la riempiamo tutta così. Vedete? Già. Cambia. Ok, cambia completamente visuale. Questa io ve l'avevo già fatta vedere. Questo tipo di pallina, voi potete tranquillamente scegliere se fare prima la pallina con gli olo e poi andare a riempire. Questo non è che, infatti, l'altra volta avevo fatto prima la pallina. E infatti adesso qui faremo una mezza pallina e andiamo già a crearci il ripieno, chiamiamolo così, che mi sembra un po' un ripieno di qualcosa da mangiare. Quindi lo riempiamo di glitter, la nostra pallina, vedete che la sto già facendo. Verrà ovviamente a metà. E vado un attimino in lampada. Ok, a questo punto andremo a fare l'altra pallina, quindi l'altro contorno della pallina, che non so se andare a effettuare con questo nuovo pennellino o se andare ad usare il mio solito fine fine fine.
Questo qui è molto bello. Probabilmente era proprio pieno di colla, infatti prima non è che andava perfettamente. Ok, adesso prendo ancora un po' di bianco e vado, proviamo a fare l'altra pallina. Poi io non è che sono proprio un genio. Del disegno voi lo sapete. Però era giusto per fare un qualcosa appunto a tema natalizio. Vado a crearmi già con quello che ho. Il filo. Ok, così. Adesso ragazzi cambio pennello perché mi trovo meglio col micro. Vado a creare, almeno in questo caso, il mio fiocchetto qui sopra. Quindi una piccola C, spero che stia mettendo fuoco. Anche di qui, perché il micro è proprio adatto a fare queste piccolezze, ok? E vado, vedete? Tipo un cuoricino e vado a farmi le lineettine del fiocco che scendono e voilà, per finire, perché mi piace, andiamo a fare due pallini così. Vado un attimo in lampada, ragazze. Ok, quindi adesso io finisco le decorazioni, ve le ho fatte vedere, aggiungerò dove c'è Merry Christmas qualche stellina di Natale, cioè qualche stellina molto semplice che vi ho già fatto vedere in altri video con il dotter e andando a tirare null'altro. Andrò a lucidare il tutto e ci vediamo qui per il risultato finale. Eccomi ragazze, questo è il risultato finale delle unghiettine che abbiamo fatto oggi. Alla fine qui ho messo lo stamping e qualche punto luce creato da me semplicemente con il dotter. Io spero ragazze che il risultato vi piaccia. Ho lucidato tutto col top coat no wipe. Spero appunto che il risultato vi piaccia. È molto semplice ma carino. Se è così lasciatemi il solito pollicione all'insù, se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando fatelo. Vi faccio vedere anche l'altra manina, che è questa qui, dove in realtà il mignolino è rimasto piccolino e anche qui ho messo la foglia oro, e degli stamping, molto molto bella, fa una luce la foglia oro che è micidiale. Sono un pelettino più corte perché non avevo minimamente voglia di allungare. Però sono soddisfatta. Io vi ringrazio per essere state con me. Vi auguro, se non ci vedremo, ma penso che ci vedremo prima, tanti, tante buone feste e buon Natale. Vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo. Ciao!